Ciao a tutti e a tutte, ben ritrovati o benvenuti su The Book Hunter, sono Miriam e in questo canale do la caccia a tantissimi libri. Non mi fermerò finché non trovo il libro perfetto, quindi sarà una ricerca molto lunga e sicuramente bellissima. Oggi ho deciso di riproporvi la sfida dello scaffale strabordante. Avevo già diretto l'anno scorso in modo un po' confusionario perché non sapevo bene come funzionava, pensavo fosse una cosa molto aperta che durava tipo come un arco dell'anno solare. Invece è ben strutturata e suddivisa soprattutto su due sfide principali. Una gestita da Goodreads, che è già partita anche questa, e prevede di leggere 24 libri nell'arco dell'anno, con determinati paletti, quindi ci devono essere un tot di libri con un tot di pagine. Quindi si parte da volumi più voluminosi, scusate il gioco di parole, e altri invece più sottili. Poi c'è quella un po' più recente, nuova, delle sbabbine che leggono, le trovate su Instagram, ha molto successo, molti partecipano, perché effettivamente è anche una sfida più libera, consente di leggere 30 libri sempre durante un anno, e quest'anno si è prorogata, scadeva ad aprile, ma ha deciso di proseguire fino a settembre. Quindi la nuova sfida parte dal 1 ottobre e si concluderà il 30 settembre. Ho deciso di aderire a quest'ultima, uno perché non volevo stare a impazzire a controllare le pagine, se potevo entrare in modo preciso nella sfida di Goodreads, e in più comunque quella della sfida delle sbabbine per le che leggono prevede anche 6 libri in più, sono 30. Quindi, com'è andata la sfida l'anno scorso? Anche se ho tolto 3 mesi rispetto, perché avevo calcolato l'anno solare per leggere tutti i libri, la sfida non è andata proprio bene, nel senso che ho letto solo 12 libri dei 30, non è neanche la metà, quindi decisamente non è buona, ma non mi arrendo. Non credo neanche quest'anno di poter leggerli tutti, è una sfida quasi impossibile, nel senso che questi libri che giacciono non letti già da un bel po' nei miei scaffali non riescono più a richiamarmi. Quindi spero di spronarmi un po' rimbuttandoci dentro alcuni della sfida precedente, non tutti, e aggiungendo altri ingressi che sono arrivati tra questo e l'anno scorso. Perché effettivamente fino a 2 anni fa, nonostante sono una lettrice compulsiva con problemi di ablibiofobia, cioè paura di rimanere senza libri da leggere, avevo sempre una certa scorta di libri da leggere, al massimo 3-4. Nel giro di questi 2 anni invece mi sono trovata con un sacco di informazioni in più rispetto a quello che avevo fino a quel momento, e quindi la mia curiosità si è amplificata tantissimo, tanto da indurmi a fare degli acquisti piuttosto compulsivi e a raggiungere un livello di libri non letti esagerato. Diciamo che la mia abibliofobia è a posto, è contenta e non reclama più niente. Va bene, passiamo ai titoli della sfida, perché comunque sia solo 30 e nonostante non ne parlerò più di tanto, il video risulterà piuttosto lungo. Ah, come sempre, se il video vi piace ricordatevi di lasciarmi un like, se non lo siete iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati per le prossime uscite. E se volete aiutare in modo gratuito questo canale, una delle cose fondamentali per aiutare il canale è sicuramente quella di commentare, quindi ricordatevi di lasciare anche un vostro pensiero, se avete anche voi accettato la sfida, cosa leggerete. E quindi, bando alle ciance e alle premesse, partiamo. Allora, nella vecchia sfida vi ripropongo La città di Ottone, che è il primo di una saga fantasy ambientata in Arabia, una
diciamo che non ne ho letti tanti di fantasy, ma ambientati nel deserto dell'Arabia ancora non li avevo letti. Direi che è ora di leggerlo, anche perché sono usciti entrambi i volumi successivi, quindi sia il secondo che il terzo. Ha avuto molto successo, quindi non resta altro che leggerlo. Poi, che è un libro che ho voluto subito prendere appena uscito, è Ken Follett e Fu sera fu mattina, che fa parte di una saga, anche questo è un prequel della saga, quella medievale, che vede come protagonista la città di Kingsbridge. Ovviamente sono storie comunque separate fra loro perché ci sono diversi secoli di differenza, questo essendo un prequel quindi è ambientato molto prima. Ci riprovo anche con Il ritratto di Oscar Wilde, tutta la raccolta dei lavori, delle opere di Oscar Wilde. E questa forse è anche a tema abbastanza gotico, horror, e quindi sarebbe l'ideale leggerlo adesso. Non so se riuscirò a proporla per Halloween. Sempre per Oscar Wilde, ripropongo Notre Dame, quindi la storia di Victor Hugo in questa bellissima edizione con la prefazione di Ken Follett. Guarda un attimo che l'aprile, sono tanti libri e cerco di dividerli in modo che non mi crolli tutto addosso. Poi per concludere la saga della Baker Street Collection ho questi due volumi, uno è Sherlock Holmes e il vampiro di Whitechapel e l'altro è Sherlock Holmes e il diario segreto del dottor Watson. È una collezione che mi è piaciuto molto, sono scrittori che si sono adeguati molto bene al canone e hanno saputo descrivere Holmes in modo giusto. Poi, Richard Madson, Io sono leggenda, il libro da cui è stato tratto il film, che hanno detto che è totalmente diverso dal libro, quindi vorrei anch'io dire la mia rispetto, perché il film mi è piaciuto, però sapere che la storia vera è totalmente, quasi totalmente diversa, mi ha incuriosito parecchio. Poi, sempre della vecchia sfida, ripropongo anche questo volume di Kay Kessler, che è l'ultima avventura di Dirk Pitt, Il destino del faraone. E poi mi sembra che della vecchia, no, sì, della vecchia non ci sia nient'altro. Tutti quelli che vado a proporvi adesso sono nuovi inserimenti. Allora, per Caravaggio, inserisco tutti quelli che ho trovato nella box che ho acquistato, quindi dietro la maschera di Louisa May Alcott, nella stanza chiusa di Francis Barnett, Le stanze infestate volume 1, che è il primo di una serie di racconti a tema fantasma, anche questa sarebbe molto adatta per il momento, e La paura in Giappone, quindi tutti i mostri giapponesi. Ah no, c'era ancora un altro volume della vecchia raccolta, l'avevo separato. Il cielo di pietra di N.K. Jemisin, che è l'ultimo della trilogia della Terra spezzata. È una distopia, anche questa mi ha colpito parecchio, e quindi vediamo un po' come proseguirà. Rimanendo sempre in tema fantastico, diciamo, adesso vertiamo un po' più sul tema fantasy, andiamo alla scoperta dei mondi di Tolkien grazie a questo bel volume, in cui sono rappresentati tutti i vari mondi di Tolkien, ovviamente legati alla Terra di Mezzo. Animali fantastici e come salvarli, anche questa è una raccolta di racconti a tema animalesco, diciamo. Il ricavato va alla Lega del Cane del Salento.
no, di Salerno, scusate. Lo strappo di Cristina Pacinotti che gentilmente mi ha offerto l'autrice, quindi non posso che esimermi dal leggerlo, soprattutto visto che I giorni senza tempo mi è piaciuto. Un'altra raccolta di racconti, Il grande libro dei fantasmi, qui sono raccolte un po' di storie sempre a tema fantasmi, non esattamente terrificanti, perché, anche perché sono scritti da autrici decisamente fuori dal genere, che vanno a cimentarsi in queste storie. Piccola parentesi, siccome la sfida è iniziata al 1° di ottobre, io comunque ho già iniziato ad attaccare alcuni di questi volumi, quindi quando vedrete questo video forse alcuni libri li ho già letti. Mi porto avanti. Poi, trovate in edicola Il gatto venuto dal cielo, di Irade Takashi. È la storia di questo gatto che sembra proprio venuto dal cielo, e quindi anche questo, quando ci sono degli animali, sono sempre molto curiosa. Vista l'imminente uscita del film, vorrei proprio leggere anche L'Arminuta di Donatella di Pietrantonio, una storia piuttosto dolorosa. Un autore orientale che voglio conoscere, mi hanno detto che questa forse non è l'opera migliore con cui partire, però ho trovato questa, è musica di Mishima, Yukio Mishima. Solo per il titolo mi piacerebbe tanto leggere questo. Ingannevole il cuore più di ogni altra cosa, di Leroy. Poi, cambiando totalmente genere e passando a qualcosa di più caloroso come un caminetto acceso, Funny Flag, quindi pomodori fritti al caffè Whistle Shop. Non ho visto il film, conosco la storia, ne parlano tutti molto bene di Funny Flag, quindi perché no? Assaggiamo anche lei. Poi, Distopia, La bella burocrate di Safarà Editore. È scritto da Ellen Phillips. Io ho già parlato di Safarà, sono stata molto contenta di far parte del progetto Indie Books e di parlarvene di già, quindi quando ho trovato questo volume me lo sono accaparrato. Poi per NN Editore ho Salvare le ossa di questa autrice afroamericana, Jasmine Ward. Anche di questa ne parlano molto bene e dei suoi romanzi. Andiamo poi nell'antico Egitto con Paulina Gerget, spero che si dica così, figlia del mattino, che è la storia del faraone donna. Poi siamo arrivati quasi in fondo, ultima pila. Allora, dalla promozione Feltrinelli 1 più 1 ho scelto tre volumi, anche se volevo essere un po' più furba li potevo mettere tutti, perché di solito questi li leggo tranquillamente, anche perché sono volumetti molto sottili. Comunque ho scelto Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, Anna Cecconi, Teresa degli Oracoli, che ho visto anche che Teresa di Bibiuk Alura ha tentato di affrontare in 7 libri in 7 giorni. Effettivamente sì, ed è un volumetto che si potrebbe anche leggere in una giornata, e quindi quando ho visto che anche lei l'aveva nella sua TBR, ho pensato magari è un buon modo, un buon stimolo per leggerlo. Poi sempre per Feltrinelli, Apuleio, la favola di Amore Psiche, perché le storie mitologiche mi piacciono sempre molto. Ultimi tre volumi, ci siamo. Allora, il secondo della saga dei Florio, L'inverno dei leoni, quindi vediamo un po' come proseguirà la storia. Anche questa, tipo come Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi, anche questa autrice piace inserire all'interno della storia anche i fatti di cronaca reali avvenuti in quel periodo storico. Sicuramente è una cosa che mi piace. La cosa che non ho apprezzato molto sono stati i buchi temporali. Adesso vediamo come si aggiusta magari questo volume.
Un'altra raccolta di racconti, questa volta tema un po' più inquietante. Io sono Assassina di Cinzia Tani. È una raccolta di racconti di donne che affrontano i loro demoni e qualche volta li fanno anche secchi. L'ultimo è sempre ispirato da Teresa, che anche lei l'ha messo nella sua TBR, quindi spero che magari potremo leggerlo insieme, se non quest'anno, magari entro l'inizio del prossimo. Ed è Zia Mamè di Patrick Dennis. Mi è stato anche questo molto ispirato da altri booktuber oltre a Teresa, e quindi io vittima di suggerimenti vari di altri book influencer. Bene, il video si conclude qua. Come vedete è stata una carrellata piuttosto veloce, non sono stata a raccontarvi le trame, anche perché le conosco più o meno relativamente. Ovviamente, non avendole ancora letti, posso solo basarmi su quello che c'è scritto o su quello che trovo su internet. Detto questo, ci vediamo nel prossimo video, fate buona caccia, leggete e fatemi sapere giù nei commenti se avete letto uno di questi libri, se avete delle raccomandazioni, suggerimenti, sono sempre molto aperta e disponibile e fare due chiacchiere è sempre un piacere con voi. Detto questo, vi saluto, vi ricordo di guardare magari anche un altro video, se riesco ve lo metto da qualche parte qui nella schermata. E ci vediamo presto, se tutto va bene, il prossimo lunedì con un nuovo video e ciao a tutti.